City Report. City Report, stiamo iniziando una nuova puntata insieme ad Hermes. Io sono Tullio Trapasso e questo è il posto che visiteremo oggi. Guardate che bellino. Bellino, oddio. Quel che l'è. Andiamo avanti e partiamo. Ecco cosa troviamo a fianco alla struttura che visiteremo oggi. Non è il bosco in città, anche se in città c'è, città metropolitana, ma noi andremo a visitare questo spazio. Bello grande, eh? Guardate. Già vediamo che ci sono dei buoni segnali qui, nel senso che qui devono aver incendiato qualcosa. Infatti vediamo che è incendiato. Poi andiamo avanti. Come vedete le sbarre sono tutte mezze diroccate, divelte. La zona ha presenza di telecamere per non gettare rifiuti. Non ce ne siamo molto accorti, però sarà proprio così. E qui vediamo che ci sono anche già degli ingressi aperti che ci lasciano pensare che lo spazio è molto più devastato di quello che credevamo. Olà. Insomma, birre ne abbiamo. Guardate che ampiezza. Incredibile quanto è grande. E tra l'altro è stata manomessa parecchie volte qui i cancelli d'ingresso. Da che cosa lo notiamo? Da tutti i rattoppi che sono stati fatti. Guardate questo. Sto rattoppo bellissimo qui. E voilà. Ecco sempre la struttura che stiamo visitando. Ex Import Export. Nel frattempo il nostro amico Hermes sta entrando dentro la struttura, andrà a registrare qualche altra cosa e vi ricordo che siamo nel posteggio di Mondo Convenienza. Voilà. E proseguiamo, questo è l'altro lato del posteggio, quello che dà sulla tangenziale. Dall'altro lato vedete IKEA. E anche qui, sempre questa struttura che, a quanto ci raccontano, ha avuto dei problemini. C'è stato un incendio. Infatti, come vedete, alcuni portelloni hanno il fumo sopra. Tra l'altro il piazzale stesso è utilizzato per la prostituzione, macchine rubate, materiale di ogni tipo, tra cui scarti che andrebbero portati in discarica. Notiamo anche dei pneumatici, come vedete. E niente, continuiamo. E continuiamo con un altro particolare, siamo sempre nel posteggio di Mondo Convenienza. Qui qualcuno è venuto a lasciare un po' delle sue schifezze. Però, tra l'altro, feci in ogni dove e siamo sotto la tangenziale. Potete vedere i cartelli sul fondo. E questa è una vista frontale.
altri dettagli, sempre qui da Mondo Convenienza Trezzano. Siamo fuori chiaramente da Mondo Convenienza, Mondo Convenienza è ancora aperta. Ecco una gomma che forse fungerà in futuro da cestino per i fiori o per le immondizie. Ed eccola, questa è un'altra panoramica che vi facciamo vedere. Ed ecco qua anche un po' di graffiti che non mancano mai sul tetto della struttura, pieno di mosquitos che danno un fastidio. Continua il cammino intorno a questa struttura Trezzano sul Naviglio, questo ex capannone di una ditta di spedizione. Come vedete qui, per colpire una buca nel posteggio, hanno usato un cartello. C'è da capire se è più una trappola questa cosa o che cos'altro. Vediamo un attimo di spostarla col piede. Beh, direi che se si cade qua dentro si fa un po' più un bel volo, eh? Infatti deve essere per quello che infatti la freccia, per quanto riguarda gli ingressi, l'hanno messa qui. Infatti guardate la freccia dove è posizionata. Voilà, guardate dove va la freccia. Oh, la porta aperta. Va bene, anche oggi una giornata calda, calda. Allora, siamo a Trezzano sul Naviglio, in via Benvenuto Cellini. Ci troviamo al parcheggio del Mondo Convenienza e qua di fianco c'è questa fantastica struttura dismessa ormai da anni. Ci sono stati già un paio di incendi all'interno. Infatti si vedono le fiamme. Esatto. Ve le facciamo vedere meglio dopo. Esatto, ma ad oggi non è cambiato ancora nulla dopo più di 10 anni che la struttura è dismessa. È stata occupata più volte, ne hanno combinate di tutti i colori in questo parcheggio e ad oggi questo è quello che si può trovare. E qua abbiamo Benvenuto Cellini a Trezzano sul Naviglio. Va bene, vado avanti io, dai. E come sempre immagino che gli ingressi saranno molto difficoltosi. Più o meno. Che già sì, sì. C'è una sbarra qui. Ok, che hanno già messo in sicurezza. Sì. Questa è proprio staccata, eh? Sì, sì, esatto, l'hanno messa in sicurezza. Vedere tutta, guarda. Sì, sì. Perché questa l'hanno diversi. Per terra che è schifezza, esatto, di tutto di più, merda, bottiglie eccetera. Chiaro che questo si vede chiaramente che è il lato più debole della sicurezza di questa struttura. Assolutamente. Chissà che cosa facevano in questa struttura, poi dopo andremo a vedere bene. Sì, era un'azienda di import export. Sì, infatti vedo che hanno lasciato dentro anche un sacco di transenne. Esatto, sì sì. Vedo che c'è un bel po' di cose da vedere. Sì, sì. Che è stato completamente cannibalizzato. Ok, qua si vede tutto. E procediamo. No, ma stavo vedendo che comunque tutta la grata qui è tutta sfatasciata. Beh, c'è da dire che qua, siccome il parcheggio è grande, vengono anche a fare esercitazioni di guida ai neopatentati e ne combinati. Esatto. Anche qua è stata in modo è stata forzata e sistemata con un tubo di ferro. Oh, ok, esatto. Mi sa che ho trovato l'ingresso. L'ingresso, esatto, questo è l'ingresso. Vedo che ce ne sono di due tipi, si può entrare da qui. Esatto. In realtà si può entrare anche da qui perché adesso basta una media capacità di scavalco. Esatto. Piedino qui, piedino lì e via dentro. E si entra. Passa un secondo. Ok. Faccio vedere il nostro Hermes, eccolo qua, che adesso tra un po' si accingerà a entrare, ma nel frattempo vi faccio vedere un'altra cosa. Guardate cosa troviamo come sempre fuori dai posteggi. Giochini dei bambini, bottiglie, vestiti, insomma sempre le solite schifezze. Va bene, adesso il nostro Hermes entrerà dentro in maniera molto agile come sua solita. Come diceva qualcuno, un gioco da ragazzi, Hermes lo sa fare. E voilà. Eccoci qua. Ed eccolo dentro. Fai ciao ciao. Eccoci. Ok. Ed ecco che si tira il portaparte con una nuova esplorazione. City Report.